Veniamo finalmente adesso all'ultimo gruppo, ok? Sono il gruppo dei vertebrati. Il gruppo dei vertebrati, al quale facciamo parte anche noi, è caratteristico in particolare perché sono organismi molto complessi, in cui c'è un grande sviluppo della testa e delle strutture che si trovano nella testa, e generalmente il loro sistema nervoso, almeno nella parte della testa, è protetto da una struttura rigida o semirigida, che in origine è fatta di proteine, poi nella maggior parte dei gruppi diventa fatta di ossa, che è il cranio. Quindi tra le caratteristiche dei vertebrati c'è appunto questa caratteristica di avere un cranio, fondamentalmente. Okay? Allora, questi vertebrati, li possiamo innanzitutto, adesso vedete quanti vertebrati che non avete mai sentito nominare, li possiamo suddividere innanzitutto, prima distinzione dei vertebrati che vivono sulla Terra, in due gruppi. I vertebrati che hanno una mandibola che fa così, si apre in su e in giù, come noi, e i vertebrati che non ce l'hanno. Allora, quelli che non hanno una mandibola che si apre in su e in giù sono chiamati, e sono un gruppo molto piccolo ma interessante, sono i vertebrati agnati. Okay? Agnati. Che credo si dica così, ma non sono sicuro. E gli altri vertebrati, quelli che invece hanno una mandibola che si muove in su e in giù, tra cui siamo anche noi, sono gli gnatostomi. Gnatostomata. Okay? Allora, qui c'è lo schema che seguiamo, ce ne sono tanti di schemi possibili, ma questo è quello che vediamo noi. Gli agnati e gli gnatostomi. Allora, andiamo a vedere due gruppi, due tipi di, non due gruppi, ma due tipi di vertebrati agnati. Uno di questi vertebrati agnati sono le lamprede. Le lamprede, questo animale qui, vedete, sembra un pesce, non è un pesce, è un vertebrato agnato senza mandibole che si chiudono in su e in giù. Sono dei parassiti di pesci, vedete, si attaccano ai pesci e gli succhiano il sangue. E questa è la bocca, come è fatta, vedete, hanno tutta una serie di spine per attaccarsi al corpo del pesce, non so se li avevate mai visti, e raschiare la pelle per succhiare il sangue. Vedete che brutta roba? Non hanno una mandibola. Vedete, qua ce n'è una piccolina, altre sono più grandi come questa. Okay. Ed ecco qua, vedete la ferita su questo pesce provocata dalla morsicatura di questi agnati, di queste lamprede. Queste si trovano un po' dappertutto, anche nelle nostre acque dolci esistono, sono ormai abbastanza rare. Ecco, questa è una foto fatta per fare impressione, ma guardate che non è molto grossa, sono grosse così. Ok, le lamprede sono anche buone da mangiare, tra l'altro. Ok? Le lamprede. Un altro gruppo di vertebrati agnati sono le missine. Missine o missine, che vivono invece in fondo agli oceani. Ecco, missine sono un gruppo di agnati e questi hanno la caratteristica, guardate che bocca, questa è la bocca, questa parte sotto, hanno la caratteristica che sono capaci di produrre, se vengono disturbati, eccola qua, una enorme quantità di muco. Vedete? Queste sono una vasca con delle missine che producono da delle ghiandole apposta un'enorme quantità di una specie di colla che serve per la propria difesa. E sono un vertebrato agnato senza mandibole, molto primitivi, nel senso, sì, una struttura che poi non ha avuto lo stesso successo invece di quelle degli gnatostomi. Gli gnatostomi siamo noi, siamo quelli che hanno la bocca che si apre e si chiude in su e in giù. Questa è una cosa caratteristica dei vertebrati gnatostomi, di avere la bocca che si apre in su e in giù, perché chi sono gli altri organismi che hanno delle vere e proprie mandibole? Gli unici altri gruppi di organismi che hanno una bocca che si apre e si chiude veramente per bene sono gli artropodi, anzi neanche, sono gli insetti.
parole povere, ma la bocca degli insetti non si apre in su e in giù, si apre da una parte e dall'altra, così. Se avete mai visto le mandibole di un qualsiasi insetto, vi sarete accorti benissimo. Quindi il gnatostomo è una bocca che si apre così, l'insetto è una bocca che si apre così, e sono i due grandi gruppi masticatori che sono capaci, diciamo, di proprio mangiare, masticare i loro cibi. Sono questi due fondamentalmente, ma ce ne siano tanti altri. Andiamo a vedere una bocca di un insetto, tanto se non aveste, ecco, no, non questo, è chiaramente difficile, mandibole, mettiamo a mandibole, vediamo cosa viene fuori, ecco qua, va bene, qua si vede chiaramente, va bene, la bocca si apre, vedete, di lato, da una parte e dall'altra, non in su e in giù, ok? Allora, negli gnatostomi la bocca si apre in su e in giù. Allora, questi gnatostomi, finalmente arriviamo a qualche animale dei primi che magari potrebbero venirvi in mente quando pensate ad un animale, li dividiamo anche questi in due gruppi. Il primo gruppo di questi due, e vedrete quanti saranno, sono i condritti. Condritti. Adesso sbaglierò a scrivere di sicuro, condro-icte, non ce la faccio assolutamente, condritti, ve lo scrivo in italiano, condritti, cercatevelo voi in latino come si dice, perché ic, th, y è complicatissimo. I condritti o condroitti sono dei pesci. Allora, questi vertebrati sono nati in acqua. La grande maggioranza dei vertebrati ancora vivono nell'acqua, cioè la grande maggioranza delle specie di animali vertebrati sono pesci di vario tipo. Okay? Allora, i condritti sono un gruppo abbastanza non grandissimo, ma grande, che comprende, sono i cosiddetti pesci cartilaginei. Cosa vuol dire pesci cartilaginei? Sono dei pesci che non hanno ossa, il cui scheletro è composto solo di cartilagine, cioè di proteine. Allora, questi condritti, pesci condritti, comprendono fondamentalmente due forme, una a forma di pesce, va bene, e una schiacciata, piatta, che vive sul fondo del mare. Allora, i pesci a forma di pesce, che sono condritti, sono principalmente gli squali. Facciamo vedere qualche squalo. Sono condritti, pesci cartilagine. Gli squali non hanno ossa. Squalo, vediamo ben presto, okay. Ecco, questo sono pesci condritti. Questo è un grande squalo bianco, Carcharodon carcharias, e tutto il suo corpo non ha neanche uno solo osso, è fatto tutto di cartilagine, lo scheletro è fatto di cartilagine. Altre caratteristiche dei condritti, vediamo se c'è una foto. Allora, i vertebrati hanno poi sessi separati, come anche gli echinodermi, non ve l'ho detto, maschio e femmina, ok? E vedete, hanno queste aperture branchiali che gli servono per respirare, la bocca, vedete, si apre in su e in giù, gli occhi, e poi caratteristica di questi pesci condritti è come termina la coda. La coda dei pesci condritti tende a terminare così, c'è la colonna vertebrale, che è fatta di cartilagine, che va in su, così, e poi questo è il corpo del pesce e la coda è più o meno così. Cioè la colonna vertebrale sale nella parte sopra della coda. Ok? Allora, se vediamo la coda di uno squalo, adesso sarà difficile vedere un po' di foto. Ok, qua si vede, anche se è uno squalo ammazzato, vedete che la colonna vertebrale, qua c'è il cranio, c'è la colonna vertebrale sopra, dorsale, e poi sale verso su, e qua c'è la colonna vertebrale che va verso su. Poi altre cose caratteristiche di questi condritti è che hanno dietro agli occhi due fori per respirare. Vediamo se li vediamo. Ci vuole una foto un po' chiara. No, questo è uno squalo balena e qua non si vede. Eccolo qua, qua si vede un po'. Hanno un foro, questo non è chiarissimo. Orca. Hanno un foro, vabbè, che si chiama spiracolo, come gli spiracoli degli insetti, che
gli permette di portare dentro acqua, dentro il corpo, anche senza aprire la bocca, quindi senza far passare acqua dalla bocca verso le branchie, serve per respirare. Non so se troviamo una bella foto in cui si veda bene. Qua, vedete, c'è un foro, è molto piccolo negli squali, negli altri pesci condritti è molto più grande. Allora, la riproduzione di questi sessi separati, le femmine di solito trattengono le uova all'interno del corpo. E quindi si dice che sono animali ovovivipari, cioè fanno le uova, ma poi queste uova stanno dentro il corpo e i giovani squali nascono, vengono partoriti praticamente. Ovovivipari. Altri squali, ma è meno comune, sono ovipari, cioè fanno le uova vere e proprie. E le uova di squalo spesso hanno una forma stranissima. Vediamo un po' di immagini di uova di squalo. Uova di squalo. Eccole qua. Vedete, queste sono uova, questa specie di sacchetto qua, un uovo di squalo. Questa anche a spirale così, è un uovo di un'altra specie di squalo. E qua vedete l'embrione dello squalo che si sta sviluppando all'interno di questo uovo. Una cosa molto particolare. La riproduzione, cosa molto curiosa per un animale marino, è con fecondazione interna, cioè il maschio ha praticamente le pinne che stanno verso l'ano, sono modificate per essere introdotte all'interno del corpo della femmina. Allora adesso vi facciamo vedere un po' di figure di squali, in inglese se viene fuori qualcosa di diverso, e vi diciamo subito se troviamo delle foto dove si vede. Alcuni squali sono, per esempio questo è uno squalo femmina, adesso vi dovrei far vedere un maschio perché si veda, ok? No. Vabbè, scriviamolo, cerchiamo direttamente così, così si fa presto. Ok, ecco qua, questo qui invece è, vedete, queste due strutture qui, sono l'organo di intromissione dello squalo maschio, ok? Queste strutture qui servono per inserire, vengono inserite all'interno del corpo della femmina per fecondarla. Quando vedete i documentari sugli squali, potete dire ognuno se è maschio o femmina, perché queste strutture sono, ok? Il pene, fondamentalmente. L'altro gruppo di animali condritti sono le razze, ok? Se io adesso scrivo razza verrà fuori chissà cosa, no, che bello, razze. Questi anche sono animali condritti, che sono simili a uno squalo schiacciato verticalmente, ok? Praticamente. E qua, molto più chiaramente che non negli squali, teoria, le razze, le mante, eccetera, si vedono i due spiracoli, che sono questo qua sotto, qua l'occhio, ok? Gli permette di respirare anche tenendo il corpo schiacciato sul fondo del mare e senza nuotare, d'accordo? Anche le mante sono condritti, sono pesci cartilaginei senza ossa. L'altro gruppo invece sono gli osteiti, che sono i pesci ossei, e noi siamo all'interno di questo gruppo degli osteiti. Noi avevamo le ossa, okay? Osteiti, anche qua non ve lo so scrivere in latino, quindi perdere. Gli osteiti sono la grande maggioranza praticamente dei vertebrati, sono osteiti. Allora, di questi osteiti ne possiamo distinguere due gruppi, è bellissimo perché è tutto sempre due gruppi. Allora, uno sono gli attinopterigi, e anche qua non mi azzardo a scriverlo in latino. Ci sono tantissimi gruppi, però i due più importanti li nominiamo qua. Attinopterigi e i sarcopterigi. Sarcopterigi. Finiremo mai. Vabbè, non importa. Allora, gli attinopterigi sono praticamente tutti i pesci che vi vengono in mente, tranne gli squali e le razze. Allora, andiamo a vedere un pesce qualsiasi e vediamo come è fatto. Basta scrivere pesce. E viene fuori subito. Va bene? Ecco. Questo qua è un classico, tipico attinopterigio, ok? Allora, hanno questi qui uno scheletro fatto di ossa. I
osteiti, hanno uno scheletro fatto di ossa, non hanno più lo spiracolo, cioè dietro l'occhio non c'è più un foro per far entrare l'acqua, l'acqua può entrare solo dalla bocca. Okay? Un'altra caratteristica che non vi ho detto dei condritti è che sono capaci di percepire i campi elettrici, sono capaci di sentire l'elettricità che viene dalle loro prede, sono tutti predatori praticamente. Gli osteiti hanno perso questa capacità, okay? Non ce l'hanno. Stavo dicendo, hanno uno scheletro fatto di ossa e la loro colonna vertebrale è fatta di vertebre, di tante ossa, una dopo l'altra, e se voi avete mai mangiato un pesce, lo sapete, no? Che l'isca del pesce è fatta di tante ossa ripetute, le vertebre dello scheletro del pesce. Okay? Caratteristica degli attinopterigi solo è che le loro pinne sono fatte in modo molto particolare, sono fatte da una bacchetta, da una serie di bacchette sottilissime di osso che trattengono una membrana. Quindi se noi vediamo la pinna di questo pesce, ok, si vede anche dal disegno e tutti voi lo sapete, ci sono una serie di filetti, ok, questi filetti sono delle bacchettine di osso molto sottili che trattengono, che tengono distesa la pinna. Questo non c'era nei condritti, perché non hanno proprio ossa, ok? Queste pinne, così, fatte così, sono estremamente efficienti, sono ottime per nuotare, al punto che quasi tutti i pesci che vivono adesso sono pesci osteiti. Sono di gran lunga il gruppo di vertebrati più abbondante e più diffuso e con più specie. Circa più di metà di tutte le specie di vertebrati che vivono sulla Terra sono pesci attinopterici. Okay? Sono un gruppo. Poi altre caratteristiche di questi pesci le sapete, insomma, vivono nell'acqua, tutti, la maggior parte nelle acque salate, ma anche nelle acque dolci. La fecondazione, i sessi sono separati, di solito, non sempre, per esempio nelle orate sono ermafrodite, ma sono casi rari. I sessi di solito sono separati, la fecondazione è esterna, la femmina depone le uova, il maschio libera gli spermi sopra le uova e feconda le uova. Okay. E tutti sapete, insomma, come ha fatto un pesce più o meno, d'accordo? Questi sono i pesci attinopterigi. I pesci sarcopterigi, ai quali facciamo parte anche noi, sono invece quelli che all'interno delle pinne hanno una struttura di osso. Questa struttura di osso è omologa alle ossa che abbiamo noi negli arti. Allora, di questi pesci sarcopterigi deriviamo noi vertebrati terrestri, e di sarcopterigi che vivono ancora nel mare e che sono ancora pesci in senso stretto, ci esistono solo due specie in tutto il mondo: la Timeria calumne e la Timeria menadensis. Allora, adesso ve le faccio vedere uno di questi pesci sarcopterigi che ancora esistono, solo due specie. A parte quelli che poi sono evoluti a diventare i vertebrati terrestri, esistono solo due specie. Ecco qua, questo è un pesce balsamato, ok? E questo è una latimeria. E se noi vediamo nella sua pinna, qui, c'è questo spazio, non so se si vede, un po' difficile. Vediamo se ce la facciamo. C'è questo spazio, questa zona qua, e qua dentro ci sono una serie di ossa, cioè praticamente, se questa è la pinna, c'è questa zona qua un po' floscia, e poi qua dentro ci sono delle ossa fatte così, una dopo l'altra, articolate come una specie di zampa. Okay? Da questi sarcopterigi sono evoluti i vertebrati terrestri, che sono sarcopterigi in un certo senso, e sono quindi la Timeria è un sarcopterigio che ancora vive nel mare, okay? Ci sono anche altri pesci che adesso noi non nominiamo, ma sono evoluti i tetrapodi, a quale facciamo parte noi. Sono dei sarcopterigi particolari che si sono adattati a vivere sulla terraferma. Un gruppo di sarcopterigi particolare sono i tetrapodi. Tetrapodi vuol dire quattro zampe, okay?
E arriviamo adesso ai vertebrati terrestri, i tetrapodi, e non finiremo, noi non ce la facciamo, ma insomma, vediamo dove arriviamo. Tetrapodi. Allora, questi tetrapodi hanno una serie di caratteristiche. Primo, vivono sulla terraferma, hanno i polmoni, almeno nell'adulto, sono capaci di respirare aria. Secondo, hanno due serie di arti, due arti anteriori, due arti posteriori. Okay? Oltre a tutte le caratteristiche del fatto che sono gli atostomi, del fatto che sono vertebrati, eccetera, eccetera, sono vertebrati, hanno lo scheletro osseo, fatto di osso, perché sono degli osteiti alla fine, okay? E hanno comunque queste quattro zampe, hanno perso le pinne e si sono più o meno adattati a vivere fuori dall'acqua. Allora, di questi tetrapodi, il gruppo che ancora è più legato all'acqua sono gli anfibi. Okay? Allora, è un gruppo che si è separato molto presto e che sono ancora legati all'acqua, gli anfibi. Anfibia. Allora, gli anfibi. Che cosa fanno questi anfibi? Allora, fecondazione esterna, quasi sempre. Allora, sono le rane, le salamandre, i tritoni, i rospi, anfibi e altri che voi non conoscete, che sono gruppi minori, okay? Gli anfibi. Per esempio le cicilie. Cosa stavo dicendo? Allora, fanno fecondazione esterna e le uova non sono protette, sono simili alle uova dei pesci e si sviluppano nell'acqua. Quando nascono questi anfibi dal loro uovo, nascono sotto forma di una larva che è acquatica. La larva acquatica degli anfibi, lo sapete tutti, si chiama il girino. Girini, la larva acquatica degli anfibi. Allora, se io scrivo qua anfibia, vediamo cosa viene fuori, tanto per farvene vedere qualcuno. Gli anfibi, no, non sapevo che esistesse questa cosa. Allora, si chiamano solo anfibi. Cos'è? Un cartone? Sì. Anfibi, e queste sono le scarpe. Porca miseria, vediamo così se troviamo in inglese. Ecco, oh, finalmente è un po' di anfibi. Ok, rane, va bene. Questa qui è una cicilia, è un anfibio un po' strano che non avete mai visto. Salamandre. Okay, sono animali che fanno una larva acquatica, ma la maggior parte sono terrestri. L'adulto ha i polmoni, la larva invece no, ha le branchie e vive sott'acqua, d'accordo? Perché le loro uova sono, non hanno nessuna protezione. Anfibi con la coda, anfibi senza coda, insomma, ci serve un sacco di cose da dire, ma adesso ci fermiamo qua. Altro gruppo, a parte gli anfibi, sono quelli che hanno sviluppato una struttura geniale per proteggere il loro embrione dall'essiccamento. Cioè, il problema naturalmente di fare le uova fuori dall'acqua è che quest'uovo deve avere la propria riserva stessa al suo interno, la sua riserva di acqua, altrimenti l'embrione muore seccato. Allora, questi animali che hanno sviluppato uova adatte a stare fuori dall'acqua sono gli amnioti. Amnioti. Amniota. Amniota. Questi amnioti hanno inventato un tipo particolare, specialissimo di uovo che si chiama l'uovo amniotico. L'uovo amniotico è un uovo che ha la cellula uovo all'interno, che sarebbe il tuorlo. Voi avete visto tutti un uovo amniotico, perché l'uovo della gallina è un uovo amniotico. Ha il tuorlo, cioè la cellula uovo, poi ha un albume, ha una riserva di acqua praticamente intorno, e poi intorno ancora ha un guscio rigido che può essere fatto di proteine e o di minerali, di calcare. Nel caso dell'uovo della gallina è fatto quasi solo di calcare, nel caso dell'uovo di qualche serpente, per esempio, è tenero, è fatto di proteine, una specie di pergamena, non so come dire. Okay? Comunque quest'uovo amniotico che può stare fuori dall'acqua e questi animali, gli amnioti, non hanno più una larva. Cioè la loro forma giovanile è simile all'adulto e sono capaci di stare, di vivere fuori, sempre fuori dall'acqua, fare le uova fuori dall'acqua. Naturalmente, siccome questi non hanno più bisogno dell'acqua, la fecondazione deve essere interna, perché la fecondazione esterna ha senso solamente nell'acqua. E quindi questi
amnioti, generalmente, non è detto, ma generalmente i maschi hanno un organo di intromissione, va bene? Che serve per introdurre gli spermi nel corpo della femmina. Gli amnioti. Allora, di questi amnioti ce ne sono moltissimi gruppi. Ok? Andiamo a vedere un po' lo schema, ritorniamo allo schema qua. Ok? Gli anfibi, salamandre, rane. Allora, tra i gruppi che si sono separati, che ancora vivono naturalmente perché tantissimi sono estinti, questo è chiaro, no? Adesso lo diamo per scontato, tra i gruppi che si sono separati per primi, quindi i gruppi più primitivi, più che hanno le loro origini più indietro negli amnioti, siamo noi, sono i mammiferi, ok? Mammiferi, tra gli amnioti che rimangono, okay? I mammiferi, mammalie. Allora, questo io lo terrei per ultimo, però, a spiegarlo, perché ci siamo dentro noi e forse vale la pena dire un paio di cosette in più, ok? Poi ci sono tutta una serie di gruppi che noi generalmente chiamiamo i rettili, in generale, ok? Facciamo un grande minestrone di tutto e li chiamiamo i rettili, che non vuol dire niente, ne abbiamo già parlato, è un gruppo parafiletico. Allora, tra questi rettili, cosiddetti rettili, che sono gruppi di amnioti, tra i primi a separarsi sono state le tartarughe, cioè i cheloni. Chelonia. Allora, tutti voi sapete come è fatta una tartaruga? Caratteristica particolare di queste tartarughe è che hanno il guscio, naturalmente. Questo guscio deriva dalla gabbia toracica, cioè dalle costole e le scapole sono fuse e modificate davanti e dietro a formare una struttura che incredibilmente sta fuori dagli arti, cioè ricopre, si porta all'esterno delle giunture degli arti anteriori e posteriori e forma un guscio. Queste tartarughe sono un numero abbastanza ragguardevole di specie e sono un gruppo abbastanza primitivo. Tra le cose importanti nella descrizione dei rettili sarebbe il numero di fori che ci sono nel cranio, ma noi non possiamo entrare in questa cosa, non abbiamo tempo, ma sarebbe interessante. Comunque, le tartarughe, sapete tutti quanti, se separati, bla bla bla, avete tutti presenti come fate una tartaruga. Insomma, non penso che devo farvi grandi descrizioni. Se vi dico di descrivere una tartaruga, spero che siate capaci. Ok? I cheloni, questo gruppo. Poi gli altri rettili che abbiamo, li possiamo dividere in due gruppi. Ok? Sono i lepidosauri, lepidosauria, e gli arcosauri. Allora, questi lepidosauri, e c'è anche qualcos'altro in mezzo, ma non entriamo, sono fondamentalmente le lucertole, cioè i sauri, veri e propri, i sauri, e i serpenti. Le lucertole e i serpenti. Gli arcosauri, invece, sono i coccodrilli e gli uccelli. Allora, caratteristiche generali che separano i lepidosauri dagli arcosauri sono molte. La più evidente, forse l'unica che noi nominiamo, è dove sono attaccati i denti. I denti dei lepidosauri sono attaccati nelle gengive, praticamente. Cioè, la bocca della lucertola, ok? Se noi guardassimo, questa qua è la bocca, vabbè, la parte della bocca della lucertola, qua c'è l'osso, c'è la mandibola, ok? E i denti della lucertola sono attaccati così, cioè sono ficcati nella carne, ma non sono ficcati dentro l'osso, ok? Sono appoggiati in questa maniera, si staccano anche molto facilmente, ok? Qua c'è la lucertola, ecco. Guarda che bella. Invece negli arcosauri, come per esempio nel coccodrillo, e negli uccelli è una complicazione, i denti, questo è il coccodrillo, sono invece ficcati dentro all'osso, cioè le ossa, si dice che sono tecodonti, c'è un nome. L'osso ha dei buchi, dei fori, dentro i quali sono ficcati i denti. È la più evidente, ce ne sono moltissime altre, ma è la più evidente delle differenze tra lepidosauri e arcosauri. Quindi vi so dire le altre, se questa è la più evidente, cosa sono, ok? Sono cose di anatomia, si va nei dettagli, ok? I lepidosauri e gli arcosauri. Allora, serpenti e lucertole, diciamo una parola su serpenti e lucertole.
Serpenti, sapete che tutti quanti sono animali che nella loro storia evolutiva si sono adattati a vivere sottoterra e poi sono usciti da sottoterra e quando vivevano sottoterra hanno perso le zampe. I serpenti sono tutti senza zampe e hanno perso anche tutte le ossa dell'articolazione degli arti superiori, quindi anche le clavicole e le scapole e anche le ossa del bacino, con poche eccezioni. Alcuni serpenti primitivi, per esempio i boa, hanno un paio di ossicini che sono rimasugli del bacino, okay, vicino all'ano. I sauri, invece, cioè le lucertole, hanno sempre quattro zampe, okay, con cinque dita di solito. Tutti quanti i tetrapodi di solito hanno sempre cinque dita, almeno primitivamente hanno cinque dita. Se voi, adesso ci sono le lucertole che stanno combattendo tra di loro per il territorio, si vedono delle scene ridicole fuori da casa mia, e se andate a guardare le lucertole hanno 5 dita, come tutti i tetrapodi, come le rane, come noi, okay? Fanno l'uovo amniotico e va bene, insomma, sapete anche le lucertole e i serpenti come sono fatti. Gli arcosauri invece comprendono molti gruppi estinti, ok? Molto importanti, tutti quelli che voi chiamate i dinosauri sono quasi tutti degli arcosauri, quindi sono praticamente quasi tutti estinti, ok? Rimangono i coccodrilli e sapete come sono fatti, come è fatto un coccodrillo, ok? È un rettile molto grande, dei grossi predatori, con queste grandi bocche piene di denti, tecodonti, denti piantati nella mandibola come da bravo arcosauro. E basta, insomma, sapete un coccodrillo come è fatto. Okay? L'altro gruppo che rimane, un altro gruppo che è stato molto importante di animali arcosauri, sono i dinosauri. Dinosauri. Questi dinosauri sono estinti insieme a un sacco di altri animali 65 milioni di anni fa, qu quasi tutti. Rimane un piccolo, grande gruppo di dinosauri, nel senso che era piccolo all'epoca, ma è grande adesso, che sono gli uccelli. Gli uccelli sono dei dinosauri che sono adattati a volare e hanno tutta una serie di adattamenti per il volo che li rendono molto diversi dagli altri arcosauri. Per esempio, hanno perso i denti, hanno un becco fatto di un materiale, di una proteina, bene? Perché si alleggerisce il corpo senza avere tutta la bocca piena di denti. Hanno perso quasi del tutto la coda, hanno solo un po' di ossicini, hanno le piume e le penne, ma la maggior parte dei dinosauri probabilmente avevano le piume e le penne. Fanno ancora l'uovo amniotico, fanno un uovo amniotico normale, simile a quello di un coccodrillo o di qualsiasi altro arcosauro. Okay? Poi altre caratteristiche degli uccelli, penso che più o meno le sappiate, e un po', spero, le vedrete in quarta, quando studierete anatomia comparata un pochino, studiate il corpo umano, studierete un pochino anche come sono fatti questi uccelli, che sono degli arcosauri e sono l'ultimo, l'unico gruppo di dinosauri che ancora vive sulla Terra, ok? Arcosauri, parenti dei coccodrilli. Possiamo dire che gli uccelli derivano dai... No, possiamo dire che gli uccelli sono dei dinosauri, derivano, non ha tanto senso. È come dire che noi deriviamo dai pesci. Se noi vogliamo avere una visione filogenetica degli organismi viventi, noi non è che deriviamo dai pesci, noi siamo pesci, siamo un tipo particolarissimo di pesci. Molto strano, però. E stesso dicasi per gli uccelli. Gli uccelli sono dei dinosauri. E questo ci si è resi conto, soprattutto negli ultimi anni, quando si è visto che, come vi ho appena detto, probabilmente quasi tutti i dinosauri avevano le piume. Cosa che in questi ultimi, diciamo, 10 anni è ormai accettata più o meno da tutti. Se guardate qualche ricostruzione moderna e dinosauri, quasi tutti, quasi certamente avevano le piume. Pterosauri e arcosauri, vediamo l'ultimo gruppo che ci siamo lasciati indietro, che sono i mammiferi. I mammalia, dei quali facciamo parte anche noi, questi tetrapodi, questi mammiferi, sono caratteristici per tutta una serie di cose. La caratteristica cruciale è che producono il latte. La femmina nutre la prole con una secrezione ghiandolare, cioè delle ghiandole apposta che produce il latte. Caratteristica fondamentale dei mammiferi. E poi hanno il corpo ricoperto da una struttura particolarissima che si chiamano i peli.
Okay? I mammiferi hanno i peli e questi peli sono tipici proprio solo di questo gruppo. Okay? Allora, questi mammiferi, ce la facciamo, dai, ce la facciamo, facciamo in modo di farcela, li possiamo dividere stavolta non in due ma in tre gruppi, va bene? Che sono, e noi li nominiamo così, sono i monotremi, monotremata, i marsupiali, e gli euteri, euteri, euteria, credo si scriva così. Allora, i monotremi sono un gruppo molto piccolo di mammiferi primitivi che fanno ancora l'uovo amniotico, cioè sono mammiferi che fanno le uova. Questi monotremi comprendono l'ornitorinco e tre o quattro specie di echidna. Se qualcuno ha mai visto un'echidna, sembra una specie di riccio. Echidna, e vivono tutti quanti tra l'Australia e la Nuova Zelanda. Echidna, no, tutti, scusate, errore, vivono tutti in Australia, niente Nuova Zelanda. Ok, questo è un echidna e questo qui è un animale che è un monotremo, cioè è un mammifero, vedete che ha il pelo, vedete, ma fa le uova. Se metto uovo, probabilmente c'è l'uovo dell'echidna, eccolo qua, va bene. Questo è un uovo di un echidna. Sono piccolini e i piccoli nascono da quest'uovo. Dopodiché la madre produce il latte e i piccoli vengono allattati come in qualsiasi mammifero, proprio fa le uova, okay? L'echidna. I marsupiali, invece, marsupiali vivono anche questi quasi tutti in Australia. Un piccolo gruppo vive anche in Sud America e comprendono i canguri, koala, l'opossum e praticamente tutti i mammiferi che vivono in Australia, tranne quelli importati dall'uomo e i pipistrelli. Okay? Questi marsupiali sono caratteristici per il loro modo di svilupparsi. Okay? Allora, in generale funziona così: l'apparato riproduttivo e la riproduzione dei marsupiali. La femmina ha due vagine, biforcuto così. Okay. E il maschio ha il pene biforcuto in questa maniera qua, come una V. E maschio feconda con fecondazione interna la femmina produce, insomma, si fecondano le cellule uovo e queste cellule uovo si sviluppano un pochino fino a che l'embrione non raggiunge una dimensione molto piccola, una specie di larva del marsupiale, estremamente piccolo. Okay? E questa specie di larva di marsupiale esce dalla vagina della femmina e si arrampica lungo il suo pelo fino a raggiungere una apposita zona del corpo che si chiama il marsupio, dove ci sono i capezzoli che producono il latte. Si attacca a questi e completa il suo sviluppo all'interno di questo marsupio. Allora andiamo a vedere com'è un canguro appena nato. Vediamo se troviamo così. Se si trova, eccolo qua. Questo qui che vedete a destra è un canguro appena nato. Vedete che praticamente è poco più che un embrione quando esce dall'apparato riproduttivo della femmina, eccolo qua. Okay? Vedete? Si arrampica lungo il pelo e raggiunge il marsupio nel quale terminerà lo sviluppo. Okay? Questi sono i marsupiali. Questi vivono, ripeto, in Australia e in piccola parte anche in Sud America. Okay? L'ultimo gruppo, guardate come finisco praticamente perfetto, l'ultimo gruppo sono invece i mammiferi euteri. Questi sono tutti gli altri mammiferi che vi vengono in mente, compresi noi, mammiferi euteri. Okay? E in questi mammiferi euteri, cosa c'è? Giovane mammifero si sviluppa completamente all'interno del corpo della femmina. Quindi non fanno più l'uovo, che okay? Fanno una cellula uovo che, per così dire, ripercorre la storia dell'uovo, ma poi quest'uovo non viene mai deposto, non ha un guscio, non ha un albume, viene trattenuto all'interno del corpo della femmina in una struttura apposta che si chiama l'utero della femmina, okay? Nel quale questo embrione crescerà, crescerà, crescerà fino a essere partorito già simile all'adulto. Ok?
Pensate che alcuni, lo sapete, penso già, alcuni mammiferi uteri quando nascono sono già capaci di camminare, no? Avete visto forse in qualche documentario. E niente, questi sono i mammiferi euteri, di questi ce ne sono una grandissima diversità, è uno dei gruppi più differenziati del mondo, alcuni volano, no? I chirotteri, i pipistrelli, altri sono predatori, altri sono erbivori, altri sono, insomma, di mammiferi avete presente tutti quelli che volete. Va bene, ci sono domande per il prossimo minuto?